Continua il lavoro della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari presieduta da Andrea Smacchi del Partito Democratico. La Commissione è impegnata nella predisposizione e approvazione della nuova legge elettorale. Nell'ultima riunione è stata illustrata l'istruttoria tecnico-normativa sul testo del gruppo del Partito Democratico. Sono state approfondite le questioni relative alle spese elettorali, autenticazione delle firme per la presentazione delle liste, modulazione del premio di maggioranza, ed anche rispetto alla legittimità costituzionale della proposta stessa. Soprattutto su questa ultima questione, da parte dei consiglieri Monacelli dell'UDC e Buconi del Partito Socialista, è stata avanzata e accolta la proposta di richiedere ulteriori valutazioni da parte di esperti costituzionalisti. Nel corso della riunione è stata anche illustrata da parte del presidente Massimo Mantovani la proposta di legge elettorale del gruppo Umbria Popolare Nuovo Centrodestra, che prevede, tra le altre cose, doppio turno con soglia fissata al 40%, voto disgiunto, preferenza unica, doppio collegio regionale. Da parte di alcuni commissari, in particolare Stufara Rifondazione Comunista, Brutti IDV, Goracci Comunista Umbro, è stato richiesto di non porre un termine ultimo alla possibilità di presentazione di ulteriori proposte, con l'accordo di tutti di approvare comunque il testo in aula prima della pausa natalizia, ma il presidente Smacchi ha sottolineato la necessità di accorciare al massimo i tempi di approvazione del nuovo testo.